Iniziamo questa tappa del nostro cammino, che è la novena in preparazione alla festa della Madonna dei Cappuccini. Se vi domando che ci facciamo qui, perché facciamo la novena, la risposta è semplice. Siamo qui perché c'è la novena la facciamo, come ho detto poco fa, la facciamo perché ci prepariamo alla festa, che è l'ultima domenica di luglio. Ma qual è il significato della novena? E penso che la risposta noi la troviamo nella parola di Dio che è stata programmata, con questa parola di Dio che non ho scelto io, ma che in tutte le chiese dove oggi si celebra viene programmata. Ecco, noi siamo qui per chiedere qualcosa al Signore per l'intercessione della Madonna. Di solito quando si fa la novena c'è un'intenzione di preghiera che accompagna i 9 giorni. Noi possiamo anche fare tutto quello che è l'opposto di quello che quasi 300 anni fa hanno fatto i nostri padri. Se sapete la storia, la conoscete, hanno chiesto il bel tempo e c'è stato il miracolo che non pioveva più e tutto quello che voi sapete. Oggi forse dobbiamo fare l'opposto, chiedere al Signore per intercessione di Maria la pioggia, no? Magari per fare stare tranquilli quelli della commissione, non il giorno della festa, ma qualche giorno prima un po' di pioggia male non fa. Però noi non siamo solo qui per chiedere la pioggia. Io sto chiedendo la pioggia, ve lo dico perché sto gatto ormai mi ha distrutto. Ma siamo qui per presentare a lei, alla Madonna, le nostre intenzioni. E la prima lettura ci dice come noi dobbiamo pregare. Dobbiamo pregare con fede e con insistenza. Non pensate voi a Ezechia, che si sente dire dal profeta: tu devi morire, preparati che devi morire. E quindi lui si preoccupa e se ne va nella stanza e incomincia a pregare, dicendo al Signore: ma io ho fatto, eccetera, eccetera, piange, fa questa richiesta al Signore, questa preghiera. E il Signore che cosa fa? Gli allunga la vita di altri 15 anni. Cioè ha pregato con insistenza, il Signore ha visto la sua fede, possiamo dire, no? Cioè ha visto questo chiedere al Signore con insistenza e il Signore interviene. La novena è questo: noi dobbiamo chiedere al Signore, in questo caso per l'intercessione di Maria, ma noi dobbiamo chiedere con insistenza e nel chiedere ci deve essere una certezza che il Signore ci ascolta. Perché se io chiedo al Signore con i miei se, forse, ma non so se vi è mai capitato di dire o avete sentito, no? Ma io prego, ma forse il Signore ha altre cose più importanti da pensare. Ah, io chiedo, ma forse. No, io devo chiedere con la certezza che il Signore mi ascolta. E vi dico una cosa che è strana. Ma quando io chiedo al Signore, oggi noi iniziamo questi 9 giorni e chiediamo al Signore quello che c'è nel nostro cuore, noi dobbiamo chiedere dicendo già oggi: grazie
stai ascoltando? Ma il Signore il prodigio lo fa fra 9 giorni o forse fra un mese, ma già oggi io devo dire grazie al Signore, perché Lui mi sta ascoltando. Ecco, nella prima lettura si parlava, ecco, di questa preghiera rivolta al Padre, a Dio, al Signore di Israele. Ecco, noi dobbiamo fare così. La seconda cosa che ci dice Gesù invece nel Vangelo, che è alla fine: misericordia io voglio e non sacrifici. Fare la novena è un sacrificio, perché uno prende un impegno: 9 giorni non si fa la novena, un giorno sì, un giorno no. 9 giorni, nonostante i 1000 impegni che ho, devo lasciare, perché ho questo appuntamento con il Signore. È un sacrificio perché c'è caldo pure. Ma questo sacrificio non serve, proprio non serve, se io non uso misericordia. Perché io posso anche pregare, posso farmi tutte le novene di questo mondo, ma se io non ho misericordia verso gli altri, cioè io giudico gli altri, vivo il mio egoismo, calunnio gli altri, capesco la dignità degli altri, non sono attento ai bisogni degli altri, ma degli altri mi interesso solo per fare un vestito, no? Tagli e cuci, solo per questo. Non ha senso il sacrificio di 9 giorni, non ha senso la preghiera se non uso misericordia, perché se io non vivo la misericordia, l'amore del Signore, la Madonna di queste 9 giorni non se ne fa niente, perché il Signore dice oggi, proprio ce lo sto dicendo: misericordia io voglio, non sacrificio. Vede, San Vincenzo de Paolo diceva proprio questo ai suoi frati, ai suoi sacerdoti: se voi pregate e sapete che c'è un ammalato e lasciate la preghiera per andare dall'ammalato, non fate peccato, perché voi state lasciando Dio per Dio. Perché nella preghiera si incontra Dio, nell'ammalato c'è Dio, nella preghiera si incontra il Signore, in chi mi sta accanto c'è il Signore. Nella preghiera io chiedo al Signore, nel fratello io servo il Signore. La preghiera è un sacrificio di lode, ma il servire gli altri è misericordia. No, pensiamo alla Madonna, concludo. La Madonna che quando ha la notizia che diventa la madre del Signore, non è, l'ho detto altre volte, non è come le donne di oggi. No, non si può pensare perché sono incinte, perché hanno i maledizi, eccetera, eccetera. No, lei si alza, si mette in viaggio, non un viaggio di 10 minuti, e se ne va a servire la cugina Elisabetta, ma va non solo per dire: sai, tutte le promesse che il Signore ha fatto si sono realizzate, eccetera. Non va da Elisabetta per vedere se quello che gli ha detto l'angelo è vero o no, che gli ha detto tua cugina che Estelle è anziana e incinta, ma va da Elisabetta perché è anziana e perché è incinta, quindi è bisognosa. Allora si mette al servizio, come ci dice il Vangelo, sta 3 mesi da Elisabetta. Ecco, allora in questi 9 giorni prendiamo esempio da lei, mettiamoci in preghiera, lei no, che è la Vergine in preghiera, mettiamoci in preghiera, consegniamo al Signore attraverso le sue mani tutto quello che c'è nel nostro cuore.
Mettiamoci in ascolto di quello che il Signore in questi 9 giorni ci dirà e chiediamo al Signore per intercessione di Maria di essere misericordiosi verso coloro che noi incontriamo nel nostro quotidiano. Sia lodato Gesù Cristo. Sì,